Le sette sorelle della costa Teramana, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, unite per dare vita ad una piattaforma unica per offrire anche tramite app a turisti e residenti un solo grande sistema di informazione e pagamento per le strisce blu, il bike sharing, la mobilità sostenibile in generale, ma anche altri servizi e la diffusione del calendario degli eventi. Il comune di Silvi, capofila dell'ATS Città della Costa, attraverso l'associazione temporanea, sta mettendo in campo queste iniziative volte a promuovere l'intera costa teramana. Un altro tassello al grande lavoro che negli ultimi 2 anni le sette sorelle con il comune di Silvi capofila sta portando avanti, grazie alla collaborazione e al coordinamento della provincia di Teramo. Stiamo cercando di portare avanti diversi progetti, tra cui il progetto LIFE già finanziato. Siamo entrati nel circuito ICC e stiamo cercando di recuperare altri finanziamenti attraverso la transizione ecologica, la mobilità sostenibile. La strategia è anche quella di avviare progetti per l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche e addirittura predisporre la tassa di soggiorno unica, ma anche quella di creare un marchio turistico per tutta la costa teramana. L'obiettivo è quello di essere operativi per la prossima stagione estiva. Sono tutte iniziative a cui i 7 comuni della provincia di Teramo veramente stanno mettendo il cuore, cercando di creare anche un brand attrattivo, unico, che possa naturalmente caratterizzare la costa teramana. Abbiamo veramente un grande lavoro di equip, di squadre e un coordinamento grazie alla provincia di Teramo che ci porterà sicuramente dei risultati nei prossimi mesi, nei prossimi anni, generando, si spera, un marchio che ci caratterizzi e che ci possa naturalmente portare in Europa con mobilità, con miglioramento delle infrastrutture e con tanti servizi che saranno, come ho detto prima, attrattivi per i tanti turisti che sceglieranno la costa teramana.